E torniamo a parlare della nuova Olympus EP1. Marina, da Berlino, dove è stata presentata, ha riportato numerosi scatti. Scatti che adesso vedremo assieme. Ecco, adesso vediamo sulla sinistra EP1 1600 ISO. Proviamo a ingrandire, stiamo ingrandendo fino a raggiungere il 100% di ingrandimento. Ecco, in questo momento siamo al 100% di ingrandimento. Proviamo a esplorare il file e vediamo che sia le luci sia le ombre sono ben bilanciate. E anche nelle ombre il rumore non è forte come ci si aspetterebbe. Ed ecco un'altra immagine molto colorata, dei contorni molto ben definiti. Anche qua un 400esimo di secondo a mano libera, medio tele e sensibilità 200 ISO. Chiudiamo gli EXIF e ingrandiamo la fotografia. La ingrandiamo fino a raggiungere il classico 100%. Ecco, adesso siamo al 100%. Definizione e resa dei colori è molto molto buona. Adesso addirittura andiamo al 200%. Non c'è proprio niente da obiettare. Altra foto, una bella ragazza. E anche in questo caso, 400esimo di secondo, 200 ISO. Chiudiamo gli EXIF e esaminiamola più nel dettaglio. Ingrandiamo, ingrandiamo, ingrandiamo ancora fino al 100% e poi proviamo a esplorare l'immagine sia nelle ombre e sia nelle luci. Qua si vede molto bene che il passaggio tra luce e ombra è graduale, la resa dei colori è buona, i bianchi sono molto puliti e puri. Anche i particolari della pelle sono molto ben visibili. Questo vuol dire che c'è una definizione molto alta. Ingrandiamo addirittura a 200%. Se avete una fotocamera Panasonic, fate attenzione alle batterie che state utilizzando. In un comunicato, la casa giapponese infatti avverte che se non si usano batterie originali si può andare incontro a un surriscaldamento. Per sapere se la vostra fotocamera è tra quelle incriminate, Panasonic suggerisce di scaricare dal sito uno specifico firmware. Sul web si continua a parlare dei possibili annunci di Nikon previsti per fine luglio. Tante le indiscrezioni e addirittura un video in cui appare un catalogo con la nuova Nikon. I rumors più accreditati sostengono l'arrivo di una D300S, alcuni si spingono anche a una D4000. Non sappiamo chi avrà ragione. La cosa divertente è che in rete c'è una specie di classifica e la quotazione della D300S è ad oggi al 99%. In Giappone hanno costruito una nuova fotocamera in grado di scattare foto con un tempo di 440.000 miliardesimi di secondo. Non si tratta però di una fotocamera da portare al collo, ma un dispositivo più grande e complesso. Alla base sta un sensore i cui pixel sono sensibili a lunghezze d'onda differenti. Un raggio laser illumina con lampi frequentissimi il soggetto e crea immagini consecutive, raccolte via via dai pixel sensibili a lunghezza d'onda dei lampi emessi. Il campo di applicazione sarà la fotografia scientifica ad altissima definizione. Il famoso fotoreporter Bob Capa fa sempre notizia. Recentemente è stata trovata una sua valigetta con centinaia di negativi originali. Recentemente si è tenuta a Milano, presso il Centro Internazionale di Fotografia Forma, una sua grande mostra. L'affluenza del pubblico è stata notevole, così come l'interesse. Proprio sull'interesse del pubblico, sia di fotografi sia di non fotografi, abbiamo sentito Denis Curti, responsabile di Forma. È una mostra che arriva dall'International Center of Photography e che sta facendo il giro del mondo a seguito anche del ritrovamento di questa famosa valigia messicana, che peraltro conteneva pochissimo materiale di Robert Capa, ma molte altre informazioni riguardo ad altri autori di Magnum. È in qualche modo una celebrazione di Robert Capa
e di Gerda Taro sul tema della guerra. Un'altra mostra molto importante era stata a Milano e raccontava invece di un Robert Capa completamente diverso, che si interessava ai ritratti, che si interessava ai personaggi, perché nella sua incredibile carriera è riuscito a fare un po' di tutto, è riuscito a fare il fotografo di cinema, il fotografo di guerra, il ritrattista, e proprio in questi giorni abbiamo ritrovato delle fotografie di scena in Italia dove Robert Capa stava sul set di Riso Amaro. Brescia e Palermo sono le ultime due tappe dei seminari organizzati dall'agenzia SMPI in collaborazione con i rivenditori Canon e Apple sul video in alta definizione. Sono in programma il 29 e il 30 giugno a Brescia e il 2 e 3 luglio a Palermo. Gli incontri si articoleranno in due momenti: una prima giornata di formazione a pagamento dedicata al video HD, preceduta da una mezza giornata di approfondimento gratuita sulle tecniche di ripresa con le videocamere e fotocamere Canon e con il software Aperture 2 di Apple. Il calendario e il programma completo dell'evento lo trovate nell'indirizzo in sovraimpressione. Potete anche mandare una mail, è importante iscriversi, i posti sono limitati. Nella nostra home page è disponibile il PDF con la nuova newsletter dedicata alla Canon EOS 500D. È possibile scaricare il PDF gratuitamente all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. È possibile anche richiedere i file delle immagini che abbiamo realizzato in modo da verificare di persona la loro qualità.